Emin Özturk, che ci parlerà della sua pizzeria Kebab, Flaminio Kebab. Benvenuto Emin ai nostri microfoni. Grazie, buonasera, grazie per l'invitato. Allora, bellissima questa cosa che tu vuoi unire sia il tuo l'essere comunque italiano, l'essere turco, quindi far conoscere due civiltà. Come ti è venuta questa idea? Allora, questo è un progetto che veramente da pensavo tanto. È un cittadino turco e vive italiano, anche cittadinanza italiana, o è un fortuna, diciamo. E kebab la nasce in Turchia, proprio una cucina turca. Allora ho detto, perché non facciamo un magari come ponte Turchia-Italia? Sono due paesi bellissimi, sono due paesi anche hanno cucina ricca. Perché non facciamo un cultura e Turchia e Italia? Kebab, pizza. Allora abbiamo detto, Flaminio c'è tutto, manca kebab. Perché non facciamo anche un punto di kebab, piazzale Flaminio? Flaminio avete kebab. Fatto bene. Anche perché io te lo dicevo anche prima, noi italiani il kebab piace, quindi hai avuto veramente un'idea vincente. E quindi pizzeria, kebab, cose particolari ecco che ci andate ad offrire, tipo per esempio che tipo di pizze fate? E noi facciamo quasi tutti i tipi di pizza, margherita, pizza ton, pizza quattro formaggio, pizza verdura. E facciamo tanti tipi di pizza, poi sopra di tutto quanto vengono là richiesta cosa che vogliono, rimangono lì, più cittadini turco mangiano pizza, sempre mangiano pizza, e allora facciamo cosa che vogliono loro, prepariamo là, facciamo subito per loro. Ma gli piacciono ai turchi comunque il gusto della pizza? Gli piace? Allora i turchi sono piacciono gusti di pizza e anche piacciono molto gli italiani, questo che anche mi fa molto piacere, perché io non vedo solo attività, un tipo di cultura anche. Turchi italiani secondo me sono due paesi e fratelli. Tu a tutti i clienti che entrano da te gli offri un falafel. Allora, innanzitutto andiamo a spiegare che cos'è, ma poi soprattutto, ma perché glielo offri? Allora, questa è anche una parte di molto importante per me. Quando ho iniziato l'attività ho detto, ma secondo me è la Flaminio Kebab non solo un punto di commerciante, anche un punto di culturale. Un cliente che entra, io non vedo come un cliente commercio, io vedo come ospitalità. E la cultura nostra che viene nasce da questo paese, chi entra a tua casa tu devi offrire per forza qualcosa. Allora ho pensato un giorno, cosa possiamo offrire? Un falafel, porpetti, ceci, verdura, tipo di antipasto. Fino a che prepariamo la pizza o kebab, tanto mangiano un falafel che offriamo noi. Però non solo kebab, magari possiamo fare due scambi parole, due culture diverse, perché a me mi piace anche non solo commercio, magari cultura. E sopra di tutto adesso Turchia, come parlano tutti, va un po' qua, un po' là. Però meglio chi parlate con popolo è sempre una cosa positiva. Infatti, hai detto benissimo, la nazione è fatta delle persone, quindi comunque è bello creare questo punto di contatto tra l'Italia e la Turchia e soprattutto fare quello che stai facendo tu, far conoscere una civiltà. Anzi, farne conoscere due, perché tu presenti l'Italia ai turchi, quindi devo dire è molto bello quello che tu fai. Bene, vogliamo ricordare anche gli orari e i giorni di apertura di Flaminio Kebab? Flaminio Kebab si apriamo alle 10 mattina, fino a mezzanotte apriamo, siamo aperti e tutti i giorni, non ci abbiamo giorno di chiusura. Ricordo, cari ascoltatori, che è qui con noi Emin Özturk, che ci ha parlato della sua pizzeria kebab, Flaminio Kebab, che secondo me, più che parlare di pizzeria e di kebab, secondo me bisognerebbe parlare di un progetto culturale, perché è quasi veramente questo ponte, questa interconnessione tra l'Italia e la Turchia. Lo potete contattare al 348-2413-316. Loro dove si trovano? In via Flaminia 17 a Roma, e li potete contattare anche tramite Facebook Flaminio Kebab trattino pizza. Cari cittadini, magari un giorno passate la Flaminio, assaggiate il nostro kebab, piazzale Flaminio, via Flaminia 17, grazie a tutti. Ma soprattutto se volete un posto veramente gentile e cortese, io ve lo consiglio nuovamente, Flaminio Kebab e Emin Özturk. Grazie ancora per essere stato qui con noi. Grazie a voi, buonasera.